organizzare e di venire, perché sarà un bellissimo festival e anche l'opportunità di stare insieme e di far vedere il teatro, che credetemi, nutrendo i vostri figli di teatro, vedrete che ne avrete grande, grande giovamento. Io ve lo consiglio, così ho fatto col mio e devo dire sono molto soddisfatta, quindi vi do questo input. Adesso do i miei ragazzi, dico che sono pronti. Io dico gentile... Signori, due da direttore di sale, due cortesie. Prima gentilmente controllate che ci sia la vibrazione, se la suoneria si è spenta il telefonino. Se un telefonino che squilla disturba un attore professionista, figuriamoci i bambini in scena, è un'enorme distrazione, quindi aiutiamo di noi. E un'altra cortesia, gentilmente a fine spettacolo, se aspettate qualche secondo, ci date il tempo di aprire e spostare qualche sedia, di non alzarvi tutti insieme dalla tribuna. Facciamo in maniera ordinata con calma, vi ringrazio anticipatamente. I'm going down, I'll switch the light off, okay? Oh, is that okay? Yeah. It's recording. Finalmente nel bosco, è ora di costruirci una casa. Io la farò...
Di cera? Ma una casa di cera non resisterà mai. Di cera. Va bene, falla di cera. Ciao, tu chi sei? Vorrei uscire dalla porcellina minore. E che cosa stai facendo? Una casa di cera. Bella! Ciao, tu chi sei? Io sono Bella, la porcellina maggiore. E che cosa stai facendo? Una casa di mattoni. Interessante. Ciao, tu chi sei? Ciao, io sono Billy, il porcellino di mezzo. E che cosa stai facendo? Una casa di legno. Wow! Ma tu chi sei? Come? Non mi riconoscete? Ah, sei il cappuccetto blu! No! Ah, sei il cappuccetto giallo! No! Ah, sei il cappuccetto rosa? No! Ah, sei il cappuccetto rosso! Esatto! Sono la cappuccetto rosso. Ah, dobbiamo avvertirti che qui ci sono dei lupi. Spaventosi! Molto spaventosi! Molto spaventosi! Basta! Ora che urlati i lupi ci sentiranno! Ora che hai urlato i lupi ci sentiranno! Ma no, non ti preoccupare! Tieni, questa è una frittella che dovevo dare a mia nonna, ma a mia nonna le frittelle fanno male, quindi mangiala tu! Ma quindi state costruendo queste case per proteggervi dai lupi? Sì! Ma una casa di cera non resisterà a lungo! No, resisterà! Neanche una casa di legno. No, resisterà ai lupi. Vabbè, comprensibile. Io però conosco una persona che vi può aiutare. Ho un'amica cacciatrice che sicuramente vi darà una mano. Vado a chiamarla. Ho fame. Andiamo a cercare da mangiare. Allora andiamo a cercare da mangiare. La 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 la. La 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 la
vivi. Speriamo che la cacciatrice ci salvi. Speriamo che i lupi non ci prendano. Speriamo. Pizza al cioccolato, pizza al cioccolato, pizza al cioccolato.
stato, il tempo era breve e ci sono tante cose da fare, ma loro sono stati bravissimi perché se la sono cavata benissimo. Perché come vedete non abbiamo mai teatro, dei suggerimenti, delle cose, quindi, e questo è un altro degli aspetti importanti, l'autonomia, che loro imparino ad essere autonomo e a divertirsi. Bravo.